Arriva finalmente oggi l'ufficialità del nuovo Samsung Galaxy S8 nella sua versione oppure nella versione Plus. Le differenze stanno ovviamente nel formato del display, 5,8 pollici oppure 6,2, ma con una dimensione complessiva del telefono molto ridotta rispetto al passato. Per intenderci, il modello da 6,2 pollici è di poco più grande del modello da 5,5 dello scorso anno. Il modello invece da 5,8 pollici è addirittura leggermente più stretto come dimensione rispetto al modello che un anno fa presentava invece un display da 5,1 pollici. Le caratteristiche, diciamo che essenzialmente sono state quasi completamente confermate, quelle del telefono con un processore Exynos 8895 al suo interno con 4 GB di RAM, il nuovo processore tra l'altro con il processo 10 nanometri, quindi molto più veloce, ma soprattutto in grado di gestire davvero alla grande i consumi. Quello che vogliamo provare da vicino è proprio il rapporto tra prestazioni e consumo, perché il nuovo Galaxy S8 e anche il Galaxy S8 Plus hanno una batteria, diciamo, con caratteristiche piuuttosto limitate: 3000 mAh per il modello da 5,8 pollici, 3500 mAh per il modello con un display da 6,2 pollici, che sulla carta, diciamo, che non fanno dormire sonni tranquilli, ma vedremo poi nell'uso di tutti i giorni come in realtà si comporteranno. Il cambiamento fondamentale, secondo me, sta proprio nell'aspetto del telefono, che non ha più il tasto centrale frontale, perché il sensore delle impronte digitali è stato messo sulla parte posteriore del telefono. Già che sono nella parte posteriore del telefono, vi mostro anche la fotocamera da 12 megapixel con la stessa soluzione di un anno fa, ovvero con i dual pixel, con tra l'altro dei pixel molto grandi, in grado quindi di catturare molta luce anche quando si è in condizioni abbastanza difficili. Ma l'altro dettaglio da sottolineare per quanto riguarda la fotocamera è che ci sarà anche un software che renderà più divertente la produzione di foto e video, con l'aggiunta in tempo reale di stickers e anche di altri dettagli curiosi, di testi ad esempio alle vostre immagini per la condivisione immediata nel mondo social. Non solo, a proposito di fotocamera, potenziata anche la fotocamera anteriore, che adesso è di 8 megapixel, anche tra l'altro in questo caso con autofocus e con la possibilità di sfruttare l'apertura che arriva addirittura a f1.7, stessa caratteristica della fotocamera posteriore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, vi segnalo ad esempio la memoria: 64 GB di memoria di partenza, con l'espansione di memoria fino a 256 GB, il che vuol dire che potrete avere un telefono con addirittura 320 GB di memoria a vostra disposizione. Sempre per quanto riguarda la dotazione tecnica, segnalo il passaggio al USB Type-C come connettore, mentre il modello S7 aveva ancora il connettore micro USB. E poi altra caratteristica fondamentale è il fatto che sia stato aggiunto la possibilità di sbloccare il telefono tanto con il riconoscimento dell'iride quanto con il riconoscimento del volto. Il riconoscimento dell'iride è in assoluto il sistema più efficace, più sicuro che si conosca. Il riconoscimento del volto non ha lo stesso livello di affidabilità, ma comunque è già ad un buon punto di sicurezza. A questi sistemi di sblocco, quindi l'impronta digitale, l'iride, il riconoscimento del volto, viene abbinata anche una parte del telefono che può essere protetta da occhi indiscreti, sbloccata proprio attraverso l'iride o l'impronta digitale, per diciamo conservare i documenti più importanti al riparo da occhi indiscreti. Ci sono tantissime caratteristiche tecniche del nuovo Galaxy S8 e S8 Plus di cui parleremo nei prossimi giorni, andremo ad approfondire ad esempio anche gli accessori che vengono presentati, perché insieme al telefono viene lanciato un nuovo visore, il Gear VR nell'edizione 2017, ad esempio con un angolo di visione più ampia, con una struttura più comoda da indossare, e dentro la confezione anche con il VR controller per farvi utilizzare tutte le funzionalità del Gear VR, anche quelle per cui è necessario un telecomando. Sempre contestualmente al Galaxy S8 e all'S8 Plus è stata lanciata oggi anche la nuova Gear 360 2017, in grado di riprendere filmati a 360 addirittura con uno standard 4K, con alcune novità anche dal punto di vista tecnico. Ad esempio
I nuovi sensori, che sono da 8,4 megapixel, potrebbero sembrare più piccoli, ma in realtà le lenti sono costruite in modo tale da diminuire l'effetto di sutura, no? La fusione tra le due immagini da 180 gradi, che quindi vi daranno un'immagine complessiva a 360 gradi molto più definita e con una migliore gestione della luminosità. E infine vi ricordo il dettaglio anche del Samsung DeX, ovvero una nuova docking station in grado di trasformare l'uso del vostro smartphone e renderlo, diciamo, più simile a quello di un computer. Non è un PC replacement, cioè non è la sostituzione del PC, ma comunque vi dà la possibilità di accedere ad alcune funzionalità legate ad esempio a Office 365, ma anche alla gestione di un desktop virtuale, che sicuramente rendono l'utilizzo del telefono per fini professionali molto più completo. Torneremo a parlarne sicuramente nei prossimi giorni. Manca da segnalare il prezzo: 829 euro per il modello base, quello da 5,8 pollici, 929 euro per il modello invece con il display più grande. Dettaglio ovviamente che va sottolineato proprio riguardo alle dimensioni del telefono è il rapporto nuovo invece 18,5 noni del display, diverso rispetto ai 16 noni a cui ci siamo abituati con i telefoni in circolazione fino all'altro ieri. Insomma, avremo modo di approfondire ancora la conoscenza di Galaxy S8 e S8 Plus. È un prodotto assolutamente straordinario, si potrà preordinare già dal momento dell'annuncio e arriverà sul mercato in Italia il 28 aprile. Per oggi è tutto.